cosa serve certezze bombardate come i grattacieli in tanti l'11 settembre. A noi cosa serve, non c'è mai pensato, cosa importa. Brucia lenta come una sigaretta, tanto non hai fretta, è l'idea che hai di me. Fiamme spente, foglie ancora bianchi, non hai scritto niente, è l'idea che hai di me. 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 Che hai di me. Che hai di me. De fuoco ai nostri istinti, incendi la città. De fuoco al nostro amore, dici, gioventù bruciata. Siamo tempo che non torna, come in una foto noi, con una tequila in mano alla villetta dietro il bar. A noi cosa serve? Certezze sempre, come l'ervi con la lava di Pompei. A noi cosa serve? Non ci hai mai pensato, cosa importa? Brucia lenta come una sigaretta, tanto non hai fredda, è l'idea che hai di me. Fiamme spente, voglio ancora bianchi, non hai scritto niente, è l'idea che hai di me. 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 Che hai di me. Abbiamo iniziato davvero forte quest'oggi, questa puntata di quarantenna, questa quarantenna live, che è un appuntamento ormai costante e che stavolta vi stupisce ancora di più perché sta andando in diretta sia su YouTube che su Facebook nel gruppo Andrea Fiore Group. Quindi andiamo dappertutto questa volta, insomma, e con un ospite eccezionale, la bravissima, giovanissima, bellissima Alessandra Latino. Ciao Alessandra. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Un piacere averti qui quest'oggi. Un piacere per me. Grazie. Abbiamo iniziato con un tuo brano molto accattivante, ritmato. È un brano recente, recentissimo. Ecco, magari ce ne vuoi parlare, così capiamo un po' quello che è il meccanismo della tua musica, i messaggi che passi attraverso le note delle tue canzoni. Certo, allora io sono molto legata a questo brano, è il primo brano che è uscito nel 2021, prodotto dalla Yoseba Publishing, la mia casa discografica. E la sono... discografica. Giusto, sono molto molto fiera di questo brano, sono particolarmente legata ad esso, si chiama Bruciati. E Bruciati nasce proprio da un'esigenza che è quella di raccontare la nostra società, racconta una storia che penso sia un po' quella di tutti, ovvero il fatto di essere appunto bruciati, tutti noi siamo un po' bruciati dalle aspettative che gli altri hanno su di noi, che a volte noi ci imponiamo, dai pregiudizi della nostra società, però Bruciati è proprio un invito, perché la vita non ci dà mai soltanto una strada, ci dà sempre più possibilità, quindi sta a noi scegliere se farci bruciare da tutto questo e quindi limitarci ad essere cenere o se continuare ad ardere, anzi rinascere dalle ceneri. Quindi ecco, bruciati è come, proprio... come un'araba fenice praticamente, no? Cioè esatto. Brucio però rinasco costantemente. Esatto. E quindi in pratica, se ho capito bene, forse anche questa nostra epoca, un'epoca che ci espone un po' tanto, un po' troppo, no? Al giudizio degli altri, alla critica, e quindi forse cercare troppo di piacere, di essere quello che vogliono gli altri, non se stessi, alla fine non esatto. È bene, cioè bisogna essere esatto. Se stessi, bruciarsi esatto. E rinascere attraverso quelle scottature, quelle bruciacchiature, ecco, che ci riserva la vita. I social aiutano o no, secondo te, in questa operazione così di salvaguardia e di autoconservazione, no? Di conservazione di se stessi?
Allora, io penso che i social, ma come in realtà forse un po' tutto nella vita, abbiano un po' una doppia faccia, nel senso che da una parte ci espongono tanto e quindi per questo motivo sentiamo ancora di più forse il peso di quelle aspettative o dei pregiudizi sulle nostre spalle, però dall'altra parte penso che proprio questo insieme di cose, il fatto che noi ci mettiamo a confronto con una cosa così grande, magari ci può essere anche d'aiuto. O anche, cioè, il punto è anche, secondo me, riuscirlo a prenderle con le dosi giuste, no? Cioè, i Esatto, social ma come sono. tutto nella Sì. vita, nel senso che in realtà non soltanto con i social, ma veramente con qualunque cosa, in qualsiasi contesto, noi possiamo trovare del buono, anche dove sembra non essercene, come appunto i social. Ascolta, tu hai iniziato, diciamo, giovanissima, no? Con la musica, qui si parla di 5 anni, insomma, quindi una bambina prodigio, anche se poi c'è un altro amore nella tua vita che è iniziato un po' prima, addirittura a 3 anni, no? Quindi, insomma, ti sei barcamenata tra il canto, e il ballo È vero. di vario genere, no? Ma cos'è, qui lo puoi dire, siamo in pochi, siamo tra amici, ma cos'è che ti piace di più, il canto o il ballo? Allora, non si chiede questa cosa perché Lo non si può so, te scegliere. la chiedo apposta per Non me metterti lo un po' in puoi imbarazzo, dai. chiedere. Una cosa in buona fede, non è una cosa cattiva. Lo so, no, allora io non riesco a scegliere perché, come hai detto tu, io sono un po' cresciuta con la musica in generale, con l'arte. Non c'è stato un momento nella mia vita in cui mi sono svegliata e ho detto voglio fare questo, non c'è stato un evento che mi ha portato a farlo, cioè non è nata questa passione, c'è sempre stata. Quindi capito, in realtà è difficile scegliere per me, non saprei farlo, cioè ho iniziato a ballare che veramente avevo 3 anni, mi sono messa davanti a un pianoforte che forse ne avevo 5, canto da ancora Pazzesco. prima. Quindi, cioè, capito, io non ricordo proprio un momento della mia vita in cui non facevo questo. Però hai fatto delle scelte, no? In questi ambiti, no? Perché Sì. ad esempio nel ballo sei andata dal classico al moderno, sei sfociata poi nell'hip hop. Nella musica è stato lo stesso oppure sei stata più Allora, nella musica, canalizzata lì? no, nella musica diciamo che il grande amore è da sempre stato il pianoforte, perché io già da piccola dicevo che volevo suonare e cantare, volevo fare tutto io, cioè io volevo mettermi lì, mettermi a One man, suonare, one cantare. girl band, one girl band, one baby Esatto, band. esatto, e diciamo che è quello che faccio ancora adesso, però ho provato a suonare la chitarra, l'ho suonata per un annetto, più o meno, un annetto e mezzo, poi però il primo amore non si scorda mai. Quindi il pianoforte è proprio... Cioè, come si suol dire, andiamoci piano con gli altri Ecco, strumenti, piano, con gli altri piano, piano. strumenti, sì. Bene, allora ci ascoltiamo un'altra tua interessantissima clip e poi Ok. parliamo e commentiamo anche questa. Ok, andiamo. Protagonista. Da quando nasce il sole siamo amate e odiate come i programmi alla TV, con i tacchi della mamma per crescere più in fretta e stare in equilibrio. Ora combatti sempre più. Avere. Donne che amano e ci credono davvero. Donne che sfidano la sorte, protagoniste mai comparse, su di una terra ancora da dipingere. Donne in guerra la mattina, ma poi di notte ritornano bambine. Siamo problema e soluzione in un corpo solo, forse
fortuna e vanità. Siamo un orologio che non conta più le ore, balliamo fuori tempo col rischio di inciampare. Combattiamo sempre noi, per noi. Siamo in bilico sopra una vita in corsa. Donne chiamano e ci credono davvero. Donne che sfidano la sorte, protagoniste mai comparse, su di una terra ancora da dipingere. Donne in guerra la mattina, ma poi di notte ritornano da me. E questa era Protagoniste, una canzone che è uscita anche in occasione di una ricorrenza importante, no? Sì, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La violenza. Il 25 novembre, quindi, sì. Una ricorrenza significativa, come significativo anche il testo, no, della canzone che abbiamo ascoltato. La musica è molto... molto bella, ritmata, come ho già imparato a conoscere, no? le tue note, le tue espressioni musicali. Però la musica, le canzoni, sono il testo è molto, molto bello, profondo, ci dà questo senso, no? della donna, no? di come in qualche modo si trasforma, no? nel corso della stessa giornata, nel corso della sua vita, no? È vero, sì. Allora, io diciamo che non ho scritto questa canzone con l'intento di descrivere le donne, perché in realtà io penso che lo facciano un po' da sole, cioè non è facile spiegare quello che siamo guerra ed equilibrio, lo dicono nella canzone, sappiamo essere problema e soluzione in un solo corpo, quindi diciamo... Non era tanto l'intento quello di descrivere le donne, ma piuttosto di diciamo dargli il giusto spazio e soprattutto far capire che nessun aspetto della nostra vita può diciamo escluderne un altro, nel senso che possiamo essere donne in carriera e madri di famiglia, possiamo essere donne e quindi mature quando ci va, possiamo essere bambine, quindi avere anche delle pretese un po' infantili se ci vanno, quindi nessun aspetto della nostra vita può pregiudicarne un altro, può escluderne un altro. E poi ecco, ho scritto questa canzone per diciamo educare al rispetto, l'ho scritta in memoria di una ragazza, Roberta Lanzino, e in realtà tutte le donne che purtroppo come lei non sono riuscite a godere di quello che in realtà dovrebbe essere il primo diritto da tutelare, che è il diritto alla vita. Dirlo forse fa un po' ridere, perché fa un po' ridere che nel 2022 ancora parliamo di questa cosa, però purtroppo è così, nel senso che bisogna sì. parlarne, perché se no, mai bisogna parlarne come, bisogna parlarne anche tanto e senza avere nemmeno la sensazione o il timore, diciamo, di parlarne certo. in maniera... di parlarne troppo, perché in realtà non è mai troppo, perché poi le cose certo. brutte, spiacevoli... E alla fine accadono e continuano ad accadere. E quindi questa canzone è veramente un inno contro gli stereotipi, perché poi alla fine cioè la donna è tutto, anzi diciamo ha la forza di essere anche più, no, di più, perché è anche madre, perché quindi che diciamo sì. riesce in qualche modo a barcamenarsi tra l'una e l'altra cosa. È vero, poi sì. anche ed essendo in qualche modo fisicamente più debole, questa cosa è anche riverbera in situazioni di violenza, eccetera, che alla fine, unita agli stereotipi, creano dei danni pazzeschi anche a livello della società, soprattutto a livello della società, perché poi non è il dramma solo nella famiglia o nel nucleo familiare, è un dramma della società che purtroppo vive questa cosa. Esatto, si stende a tutto. E soprattutto questa canzone l'ho scritta per rendermi conto in primis e per cercare di estendere appunto questo pensiero a tutti, per rendermi conto appunto del fatto che in realtà forse ne siamo responsabili un po' tutti, perché non poniamo mai la giusta attenzione su questi argomenti, non,
come dicevo prima, non ne parliamo mai abbastanza, forse. Sì. E ci meravigliamo che ancora dobbiamo parlarne, però evidentemente non se ne è parlato, e né tantomeno vi abbiamo posto proprio la giusta attenzione, non abbiamo mai dato il giusto peso a questa cosa, né tantomeno abbiamo mai fatto qualcosa per riscattare queste donne. Quindi, nel mio piccolo, cerco di parlarne come posso. È chiaro, perché la musica poi è un ottimo veicolo, perché la musica è musica, intanto nasce come musica, nasce come melodia, nasce, e poi chiaramente, man mano che la si canticchia, ci si sofferma ad ascoltare le parole, a meditarle, poi ti ritornano in mente, quindi effettivamente è un bel veicolo per portare messaggi importanti e profondi come questo qui. Bene, abbiamo parlato di questo tuo piano forte, no? Che è il tuo pezzo forte, anche perché è quello che tu adori e che ami, no? E, quanto ti aiuta il piano forte nella creazione dei tuoi brani, no? In quello che... Tanto. Ecco, infatti, ecco, quindi abbiamo centrato proprio l'obiettivo. Nasce sì, prima sì. La musica, nasce dal pianoforte, oppure tu hai già qualche idea sul contenuto e poi ti viene... Allora, dipende. A volte mi sveglio con, non lo so, voglio scrivere una canzone che parla di questo perché voglio portare questo argomento. A volte mi viene una melodia in testa, inizio a canticchiarla e poi ci suono sopra, altre volte semplicemente mi siedo al pianoforte e vedo che ne esce, altre volte ho una frase in testa o, non lo so, vedo qualcosa che mi ricorda, non lo so, un momento, che c'è quella fiamma creativa, no? Quella fiamma creativa. Sì, una semplice immagine che sì, una semplice immagine che voglio raccontare, cioè non lo so, vedo due persone che vanno a fare la spesa, dico ah però guarda che bello, sono andate insieme a fare la spesa, diciamolo, e quindi dipende. Ma hai anche tu delle fissazioni, dei piccoli tic, delle superstizioni, dei modi di muoverti, di fare, di pensare, cioè da qui è passato di tutto, ti dicono. Allora, alcuni artisti che dicono, io creo la notte, cioè mi sveglio intorno a quell'ora e comincio a creare. Altri, io sono odiato da quelli del piano, dai vicini di casa, perché questo sicuramente. Di solito è tardi che si crea, no? Allora, c'è no, chi fa la doccia la notte, si alza, fa la doccia e crea. Quindi c'è proprio, mi hanno raccontato di tutto. Ecco, nel caso tuo, ecco, c'è qualcosa in particolare. Allora, sicuramente devo chiedere scusa ai miei vicini, perché davvero quando suono e canto, lo faccio a volumi estremi. Cioè, impressionanti. Ma sì, vorrei chiedere anche scusa. Quindi ne approfitto adesso, non mi è mai capitato. Ufficialmente, proprio per chiedere scusa. Cioè le pareti si trasformano in membrane di altoparlanti, no? Cioè tra l'altro c'è un buffer. Sì. Non mi è mai capitato di alzarmi la notte per suonare, però mi è capitato che magari mi sveglio la mattina come se avessi pensato qualcosa, avessi ragionato, e quindi di avere già un'idea in testa. Questo mi è capitato un paio di volte. Però poi succede una cosa brutta, ovvero che me la dimentico, perché la mattina sono un po' capindo, dormiveglia, non capisco niente. Se no la blocchi subito la cosa. Quindi, tipo l'altra volta mi è successo. Ho pensato ad una cosa bella, però non me la ricordo. Quindi speriamo che insomma, che riemerga prima o poi, cioè, in qualche modo si rimanifesti. Mi ricordo solo che era una bella idea, però. Ma a livello musica, cioè di musica o di testo? C'era qualcosa di testo. Di testo. Sì. E quindi devi andare a ribeccare quella situazione che te la... Che so, magari se era mattina presto un sogno che ti ha creato questa... penso una cosa del immagine genere. Che poi però appena uno... Di solito accade con i sogni, uno sogna qualcosa, ho sognato una cosa bellissima, cosa, boh, non ricordo più. Quindi può darsi appunto. Anche che sia qualcosa del genere. Bene, allora ci siamo ascoltati, poi parleremo anche di altre cose che fai, perché fai delle cover molto molto belle, quindi sei anche interprete di canzoni altrui, oltre che essere una cantautrice. Però per ora ci ascoltiamo un altro brano tuo, ce lo andiamo ad ascoltare, molto molto bello anche questo, Euforia. Giusto. Il tuo corpo
su di me come un'eclissi, un cliché, è solo un altro modo per andare in alto. Ma gli eccessi sono un equilibrio precario. Sono sguardo intorno a me, tutto corre, non via mai, non importa dove sono, dove mi porti. E il tempo resta appeso, sospeso su noi, solo luce attorno, siamo indipendenza, una vita a metà, ricomincio da qui, cosa non ricordi, siamo adrenalina, questa notte ci chiama, vieni a viverla con me. Le stagioni vanno via, ma il sole resta, il resto tua, che cerchi un riparo nell'ombra che in me. Sai, gli eccessi sono un equilibrio precario. E se scappi ti raggiungo, faccio scalo in capo al mondo, noi la luna e l'euforia che ci fa da sfondo. E il tempo corre veloce, feroce su noi, sono luce attorno, siamo indipendenza, una vita a metà, ricomincio da qui, cosa non ricordi, siamo adrenalina, questa notte ci chiama, vieni a viverla. Sono luce attorno, siamo indipendenza, una vita a metà, ricomincio da qui, cosa non ricordi, siamo adrenalina, questa notte ci chiama, vieni a viverla. Sono luce attorno, siamo indipendenza, una vita a metà, ricomincio da qui, cosa non ricordi, siamo adrenalina, questa notte ci chiama, vieni a viverla. E questa era Euforia. Euforia, c'è qualche pizzico di ritmo anni 70, no? Io sono un po' nostalgico, sì. No? Quindi appena lo sento, cioè, già sto male, no? C'è, questo è voluto proprio. Cioè, è voluto. Anch'io sono fatto. Non ero nata negli anni 70, però... Però, si sente proprio che ti piace. Infatti hai riproposto un ritmo che è veramente... molto, molto incalzante, proprio ti spinge a ballare. Allora, quest'amore inteso come, che so, uno stupefacente, cioè l'allucinazione, una cosa che crea dipendenza, no? Sì, euforia è proprio un'analogia, ecco, tra l'amore e la droga, cioè gli stessi effetti che provoca l'amore potrebbero essere quelli che provoca la droga, quindi l'amore è visto sotto questo aspetto, un amore che viene vista un po' come un'allucinazione, no? Un fenomeno che viene percepito come reale, ma che in realtà appunto non lo è, allucinazione, immaginazione. E in realtà amare qualcosa di illusorio significa semplicemente amare qualcosa che la nostra mente ha così tanto cercato e di conseguenza creato da farcelo sembrare come vero. E quindi... Cioè, in realtà è una proiezione dei nostri desideri, no? Cioè, esatto. Praticamente è sì. Questo, no? Cioè, noi... volere così tanto una cosa, tanto da arrivare a crearcela, no? A vedere una cosa come in realtà non è. E quindi questo tempo che sembra sospeso, no? Che sembra non passi mai, questa euforia appunto del momento, ma sono soltanto degli eccessi, e gli eccessi non possono essere equilibrio, cioè gli eccessi... sono precari. Ma noi dobbiamo, esiste un antidoto, dobbiamo proteggerci oppure dobbiamo abbandonarci? Cioè, come la vedi sto rapporto con... Cioè, ma poi alla fine che fa? Cediamo oppure... In realtà la canzone rimane aperta, è proprio quello il punto. Nel senso che alla fine sta a noi scegliere, no? Noi viviamo questo presente che sembra sospeso, in realtà non lo è perché... il tempo continua a scorrere, però a noi sembra sospeso. E quindi, diciamo, scegliamo noi, no? Se questa realtà che sembra durare così tanto o che sembra durare soltanto un respiro, no? Scegliamo noi cosa vivere. Capito? Rimane
la canzone rimane aperta in questo senso, nel senso che non dà una risposta, ce la cerchiamo noi la risposta, decidiamo noi che cosa vogliamo alla fine fare. Noi possiamo decidere di abbandonarci completamente senza pensarci, cioè praticamente senza freni, col rischio anche di andare a sbattere, esatto. oppure frenarci e dire no, vabbè, insomma, sono prudente. Cioè questo sì, è la solita consueta secolare lotta, no? Esatto. Tra il cuore, la passione, no, da una parte, e la razionalità dall'altra. La razionalità che ti frena quando è, oppure la passione che dici ma lascia, ma vado tranquillo, insomma. Esatto. Ma cosa e quanto c'è di autobiografico nelle tue canzoni? Tu non hai un nome d'arte, sei tu, nome e cognome tuo, quindi quella sei. Ma ecco, ti rispecchia questa cosa, oppure sono, come dire, il frutto di un tuo pensiero, delle cose che vivi indirettamente tramite amici, eccetera? Allora, dipende, non sempre. Ci sono cose che mi rispecchiano, cose che ho visto vivere, cose che magari non vivo, ma immagino che vivano altre persone. Vedo due persone che si tengono per mano e immagino quale possa essere stata la loro vita, la loro esperienza fino a quel momento. Non è tutto autobiografico. Poi, come hai detto tu, io non ho un nome d'arte, proprio per questo motivo, perché in realtà io non potrei essere più Alessandra Latino di quanto non lo sono nella musica, non so se mi sono spiegata, però sì. Non c'è Alessandra Latino più vera di quella che sono quando canto, quando sei, suono. Sei te stessa, sei proprio te stessa. Sì, perché te l'ho detto, sono nata e cresciuta in questa maniera, capito? Non potrei essere diversa. Il famoso concetto di bruciati, quello di cui parlavamo all'inizio, no? Essere se stessi fino in fondo, sì. No? Riconoscere solo se stessi e riconoscersi. Esatto. Bene, bene. Questo è un bel concetto, un concetto forte, no? Oggi, detto appunto da una ragazza giovane che manda anche questi messaggi con la sua musica, è per me è una cosa molto molto importante, perché oggi si basa più tutto sull'apparenza, no? Certi social sono tutta apparenza, per cui in realtà si vivono due vite parallele, una nei social e una poi che è quella propria, che può essere insomma diametralmente opposta rispetto a quella che appare, no? Quindi un messaggio di questo tipo, bruciati pure, però vai avanti, cioè buca questa patina finta che appare di te nei social e sì te stesso, questo diciamo io reputo che sia diciamo un bel messaggio da mandare a chi ascolta musica, ma chi ascolta anche i programmi, a chi piace ascoltare, ecco, e capire, comprendere le cose che vengono dette. Allora, grazie. Noi andiamo avanti adesso grazie a te, andiamo avanti con una cover. Ci ascoltiamo adesso dalle creazioni tue, passiamo a quello che interpreti. Ecco che cosa arriva dall'altra parte. Ecco. La sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola. E l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va. Anche senza
case sono mille lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura, ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati. E in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei. Fantastica questa interpretazione di questo un bellissimo brano di Lucio Dalla. Tra l'altro Lucio Dalla questo brano l'ha scritto proprio con lo stesso atteggiamento che hai tu quando scrivi le tue canzoni, cioè se andavi in giro per Roma, guarda che cosa ti è andata ad osservare, ci ha visto praticamente di tutto, delle cose che ci hanno regalato, delle emozioni che negli anni insomma si sono sempre rinnovate ogni volta che ascoltiamo questo brano. E tu perché l'hai scelto? Perché lo hai voluto riproporre? Allora, è proprio per questo motivo. Cioè, nasce proprio con la stessa idea che è la mia idea di musica. E quindi sono legata a questo brano in una maniera incredibile, perché è come se io fossi lì, assieme a Lucio Dalla e assieme a tutte le altre persone che ascoltano questa canzone, a camminare per Roma e a vivere realmente sulla pelle quello che la canzone racconta. Quindi spero un minimo di aver portato le persone che ascoltano questa canzone con me in giro per Roma. Poi questa canzone è incredibile, Lucio Dalla è un artista che io stimo veramente, forse come pochi. Fantastico. Sì, quindi questa canzone, poi ho suonato io il pianoforte in questa canzone, quindi è un arrangiamento che ho fatto io con appunto solo pianoforte e voce, quindi proprio è molto per vuoto. Per far risaltare di più il contenuto, il testo, no? Proprio il nucleo della canzone, il nocciolo, quello importante, che appunto il testo, questa sensazione in realtà, no? Questa percezione di camminare per Roma e vedere quello che il testo racconta. Quindi una canzone così spoglia, perché è soltanto la mia voce e il pianoforte, però che può raccontare così tanto con un solo testo, quindi io sono affascinato. Molto bella, è una veramente realizzata. Grazie. Davvero davvero bene, e riesci veramente a trasferire, il tuo intento è riuscito appieno, cioè di trasferire queste emozioni, sembra quasi di appunto di andarsene in giro ed osservare con gli occhi di un altro, che poi diventano i tuoi in pratica, no? Bella, bella, molto bella. Parlando di emozioni, no? Parlando di emozioni, tu non stai solo in studio di registrazione, ma sei andata anche in giro, sei andata in giro parecchio, a partire da hai frequentato, diciamo, Sanremo, giovani, meno giovani, super giovani, eccetera, eccetera. Poi altri importanti contest canori. Quindi, insomma, ami la sfida, anche affrontare il pubblico, no? Sì, in realtà più Che che la sfida emozioni provi? Ecco, sì. io. Sì, più che la sfida, in realtà io amo il confronto. Cioè, ma in generale nella vita mi piace confrontarmi con le persone, vedere vari punti di vista, mettere magari anche in dubbio il mio, creare un mio pensiero anche grazie al confronto con gli altri. Ed è stato così, ed è ancora così, ovviamente, con la musica. Cioè, io penso che veramente il confronto sia proprio quello che faccia andare avanti la nostra società in generale, e quindi è quello che ha fatto andare avanti anche la mia musica, perché io non penso che sarei la stessa Alessandra se non avessi fatto tutte le cose che ho fatto, perché il confronto con altre persone, vedere come i vari modi, diciamo, delle persone di approcciarsi alla musica, alla vita, il modo che qualunque cosa, no? Anche una sciocchezza, le
l'essere superstizioso, quindi quello che fanno magari prima di un'esibizione, le piccole cose, no? E poi ovviamente il grande confronto, che è quello con, diciamo, le persone più professionali, quindi i professionisti che ovviamente mi aiutano a migliorare, mi danno vari consigli. Quindi sì, in realtà io ho sempre amato confrontarmi, ed è il motivo per cui già da piccola in realtà io ho iniziato ad andare un po' in giro. Come hai detto tu, sono stata a Sanremo un paio di volte, quando ero piccola per Sanremo Giovani, poi ho fatto Aria Sanremo, sono stata... Cantagiro. Anche il Cantagiro, sì. Cantagiro. Sono stata al CET di Mogol per fare dei giorni di formazione lì, per 2 anni di seguito. E poi una cosa che ho letto nel tuo curriculum molto interessante, hai partecipato anche a Una voce per Mimì. Sì, quando ero piccolo. Che ci ricorda appunto, sì, il premio La voce indimenticabile di Mia Martini, che... Vengono i brividi solo a pensarle, a pensare come riusciva, sì, ad intonare, diciamo, quelle note, quelle delle sue canzoni. Ah, sì. Quindi hai fatto veramente le cose molto, molto belle e molto interessanti. Ma tornando al discorso del pubblico, quando ti esibisci in pubblico, riesci a cogliere nel pubblico, cioè il pubblico ti dà in qualche modo anche implicitamente o indirettamente dei consigli, cioè riesci a capire, sì, questa cosa potevo farla diversamente, questa cosa, sì, la farò in un altro modo, eccetera, cioè ti dà un... Allora, io penso che il pubblico sia il miglior confronto, perché non c'è miglior confronto se non appunto quello con il pubblico, no? Perché lì veramente non sono davanti a dei professionisti, non sono davanti a dei maestri, dei direttori d'orchestra che mi dicono in cosa migliorare tecnicamente. Io sono di fronte a delle persone che potrei essere benissimo anch'io, e lì veramente si percepisce solo l'emozione, solo la sensazione, no? di quel momento, che cosa riesco veramente a far arrivare. Cioè, non c'è più la tecnica, non c'è la professionalità, non c'è nulla, c'è il cuore. Al di là della tecnica, al di là di tutto, c'è l'emozione, no? La pura e vera emozione. Quindi io ho proprio bisogno di quel confronto, è il confronto principale, no? Il più importante, attraverso gli occhi, no? Quando cerco di guardare e vedo che le persone mi stanno guardando, e vedo che lo vedo, no? Attraverso i loro comportamenti, attraverso il modo in cui mi guardano, il modo in cui sono seduti, no? Se fanno attenzione, se non prestano attenzione perché non gli interesso. Se invece, come dire, col capo riprendono la tua musica, la seguono, esatto. Cioè, questo è un feedback, sì, importante, no? È vero, sì. E siamo arrivati praticamente, guarda, quasi a chiusura di questa puntata, siamo a 39 minuti dall'inizio, abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo ascoltato dell'ottima musica e sono contento, perché poi alla fine quello che deve passare, sì, la musica, ma anche il messaggio, no? Io ho ideato e portato avanti questa live proprio per questo motivo, cioè riuscire a passare dei messaggi laddove i messaggi sono difficili da passare, cioè nei social, poi figurati, no? Però magari ci si sofferma, non si guarda la diretta, ma si guarda il posto dove è più possibile, più facilmente non andare avanti, indietro, andare a sbirciare, eccetera. E questo quindi già è un grosso risultato, utilizzare il social per portare avanti queste cose che poi hanno dei contenuti, hanno della sostanza. Noi arriviamo allora all'ultimo brano, siccome poi non potremo, come dire, commentarlo nel suo perché e tutto il resto, ne parliamo prima, ed è Million Reasons, che giusto, forse ricordo brano... male, ma dovrebbe essere un brano di Lady Gaga, no, o sbaglio? No, sì, un brano di Lady Gaga. Sì, anche questo è un brano che mi ha messo un po' alla prova, perché io non sembra, ma... ho anche io molto timore, avevo un po' timore di questo brano, proprio mettermi a confronto con un artista come Lady Gaga mi faceva un po' paura, però ecco, è stata una sfida anche quella, e quindi sono uscita un po' dalla mia comfort zone, sono andata a sbirciare un po' cosa faceva Lady Gaga, e quindi niente, è un brano che mi piace tanto, l'ho cantato per questo,
E niente, sono contenta di tutto quello che A me dispiace ogni volta, sia per, come dire, per le canzoni degli artisti, proprio scritte proprio degli artisti, sia per quelle che vengono interpretate, dare proprio uno stralcio, no? Però lo faccio per economia di trasmissione, perché certo, poi alla fine si ascolta certo la musica, eccetera. Quindi mi sembra tante volte un sacrilegio riuscire decidere dove tagliare un brano, no? Figurati, no? C'è una responsabilità enorme, perché sì, non sapete tagliarlo prima, dopo, durante il ritornello, dici, ma sto facendo una cosa atroce, eccetera. Però alla fine, insomma, in qualche modo uno fa, bisogna quindi fare. Io mi scuso sempre, no, per queste cose, se poi magari certe volte, come tu hai il feedback dal pubblico, tante volte vedo, capita, ho il timore di vedere l'artista, che ha fatto? È iniziato da lì, oppure, cioè, quindi insomma, un po' di preoccupazione c'è sempre. Bene, allora io veramente ti ringrazio di cuore, Alessandra, perché grazie per esserci grazie stata, per avere parlato appunto di te, delle tue cose, delle cose che bellissime che crei. Spero che ne verranno fuori tante altre. Stai preparando qualcosa a proposito? Questa è l'ultima curiosità. Sì, lo diciamo per la prima volta. Bene, scoop, dai. Il 16 dicembre un nuovo brano, esce un nuovo brano. Oh, benissimo, quindi lo aspettiamo. Postalo nel gruppo, mi raccomando, perché ormai, grazie, insomma, sei di famiglia nel gruppo, quindi non appena esce, postalo tranquillamente, così ce lo godiamo tutti insieme. Io ti ringrazio, saluto tutti i nostri amici che ci hanno seguito nella diretta, che hanno avuto la bontà, la pazienza di seguirci nella diretta, e quelli che ci seguiranno, so che sono tanti, grazie alle condivisioni che vengono fatte nei social, in particolar modo su Facebook e del link poi anche di YouTube. Noi concludiamo questa live, questa quarantena live di quest'oggi con Million Reasons di Lady Gaga, interpretato magistralmente da Alessandra Latino. Ciao anche e alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, grazie. To let you go, giving me a million reasons to quit a show, giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. If I ever, I wear I'm full of heels. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. I lay down to pray. I try to make the world seem better, Lord. Show me the way to conquer all this world. Out later, I've got 100 million reasons to walk away. Baby, I just need one good one to stay. As the king of cycle, I look off and I share. It's like that I stop breathing but completely aware. Cause you giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. And if you say something that you might ever mean, it's hard to even better which part I should believe. Cause you giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. I bow down to pray. I try to make the world seem better. Lord, you show me the way to conquer all this world later. I've got 100 million reasons to walk away. Baby, I just need one good one to stay.